conosceva perfettamente le scritture, sapeva per esempio, non ho prova, lo dico così, adesso non so, non ho a memoria, non ho presente come traduce Lutero, vorrei cercare questo passo di Matteo, quindi lo dico, posso anche sbagliare dal punto di vista filologico, bisognerebbe controllarlo. E la chiusa del Vangelo di Matteo è l'annuncio dell'universalismo cristiano per eccellenza. Andate, predicate, di solito è tradotto così, andate, predicate a tutte le genti battezzandole nel nome del Padre. Una traduzione letterale è invece la seguente: andate, fate discepoli tutte le genti. Se è addirittura un verbo, serve a dire, discepolate, come esiste, cioè fate discepoli tutte le genti battezzandoli nel nome del Padre. Cioè non si battezzano le genti, non si battezzano le nazioni, ma si battezzano tra le nazioni chi viene alla fede, si annuncia a tutti, ma si battezza i chiamati o invocati. È il ricordo di quello che si dice. Allora, però si annuncia a tutti, questo è il problema. A tutti, ebrei compresi. Allora io faccio solo due considerazioni minime. Uno, anche se rinuncio al punto fondamentale della dichiarazione Nostra Aetate e di spiegarvi cos'è la dichiarazione Nostra Aetate, è la dichiarazione del Concilio Vaticano II, perché si chiama dichiarazione, sarebbe importante dire ma non possiamo dirlo, che segna la svolta radicale, perché così va detta, dell'atteggiamento cattolico nei confronti degli ebrei. Per dimostrare questo di solito si ricorre molto rapidamente al fatto che qui sembra che il cattolicesimo sia diventato protestante, ma non protestante per i contenuti della dottrina, ma perché a differenza di tutti gli altri documenti del concilio, questo documento che è nel numero, che si occupa dei beni sul numero 4, non cita nessun documento precedente della tradizione cattolica, encicliche, dichiarazioni dei pontefici, concili, neppure i padri della Chiesa. Cita la sola scrittura, solo la scrittura. È una cosa straordinaria, perché da un lato dice io non ho nessuna citazione possibile, ne avrebbe avuto un paio per la verità, ma non ho nessuna citazione offribile nella mia tradizione, che invece è presentissimo, se volete qualunque documento cattolico è fatto di autocitazione della tradizione, e dall'altro però posso citare la scrittura dell'uno e dell'altro testamento. Vi leggo soltanto la conclusione, che non è la cosa più importante, ma è del numero 4, che però nel nostro argomentare, anzi non la forse più altro che devo dire, il nostro argomentare è particolarmente, invasione di campo, il nostro argomentare è particolarmente importante, perché ci dice così, l'ultima parte di questo numero 4, che è molto breve ma molto denso, vuole dire che posizione bisogna prendere rispetto all'atteggiamento precedente, all'accusa tradizionale della responsabilità ebraica nella morte di Gesù. Allora, gli ebrei sono colpevoli in solito tutti della morte di Gesù? No. No. Rispondi di no. Ma rispondi di no per quale ragione? Rispondi di no per due argomenti, tra loro disomogenei. Uno di tipo storico, dicendo ma non possiamo accusare gli ebrei di essere responsabili, perché non tutti gli ebrei, né di quel tempo, figuriamoci quelli successivi, erano là a gridare davanti al pretorio di Pilato di crucifiggilo. E quindi è vero che alcuni capi sono stati responsabili, dice il documento, se volete possiamo leggerlo, ma insomma. Non sto facendo storia, sto dicendo quello che dice il documento, sono stati responsabili della morte di Gesù, ma sono quelli mai imputati loro. Questo è un argomento, quindi non si può estendere
se non coloro fattualmente, se non coloro che, a coloro che fattualmente erano presenti. È un argomento di tipo storico-giuridico, diciamo, no? A cui segue un argomento di tutt'altra natura, perché dice, no, ma Gesù nella sua morte redentrice è morto per il peccato di tutti gli uomini, non soltanto degli ebrei, ma anche nostro. Qui avrebbe potuto citare il Catechismo del Concilio di Trento e i parroci, che diceva già così: anzi, noi siamo più colpevoli degli altri, perché tutte le volte che noi facciamo peccato è come se, adesso la espressione è così, ma dice, le nostre mani grondano sangue, c'è quasi anche una retorica pre-barocca, cioè questa espressione, della responsabilità nostra nei confronti di quella morte. Quindi Gesù è morto per il peccato di tutti gli uomini, e quindi questo non è imputabile in modo specifico agli ebrei. Allora, prima si restringe, qui si ha la prima argomentazione storica, si restringe soltanto a coloro che effettivamente è là. Secondo argomento teologico, si allarga all'infinito. Ma se noi concludiamo dicendo, del resto Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini, affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Questa è l'affermazione che è, diciamo, evocata in questo contesto per non imputare specificamente agli ebrei la responsabilità teologica della morte di Gesù. Il dovere della Chiesa è, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come il segno dell'amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia. E già, ma questo argomento a scagione degli ebrei è un argomento che si posa sulla universale azione di salvezza di Gesù Cristo, ebrei compresi. E questo è il grumo. Il grumo non risolto. Adesso non posso entrare nel dettaglio, ma la revisione, la preghiera del Venerdì Santo, del rito latino, è esattamente su questo stesso problema. Il riconoscimento di Gesù Cristo come Salvatore di tutti gli uomini. Questo modo è, non dico non risolto, ma in un certo senso riportato e aggravato dal dialogo interreligioso. Perché nel dialogo interreligioso ci vuole la pari, si pretende la pari dignità. Questa pari dignità significa allora che tu non puoi predicare una proposizione di tipo universalistico, ma se io non predico una proposizione di tipo universalistico non sono io stesso. Quindi è una soluzione bloccata. Ma perché la soluzione è bloccata? E questa è la seconda considerazione. È bloccata perché né la Chiesa che cita il Nuovo Testamento né gli ebrei sono quelli del primo secolo. La Chiesa che predica adesso questa cosa non è la Chiesa del primo secolo, perché la Chiesa del primo secolo è fatta da ebrei e adesso è fatta tutta da non ebrei, e perché il giudaismo di attuale non è il giudaismo del primo secolo, è il giudaismo rabbinico che è nato a partire in questa forma dal secondo secolo in poi, e quindi hanno, diciamo, dei riferimenti a testi che non possono non citare, ma che sono totalmente ermeneutticamente diverse da come sono sorte. E quindi soltanto una revisione radicale, una riforma potrebbe portare a una soluzione, e non il mantenimento di identità che vogliono confermarsi nel dialogo. E questo è l'altro paradosso, che si vuole dialogare restando esattamente quello che si è. E in questo senso la via è veramente chiusa.